Buongiorno a tutti, oggi parliamo della 1541 Diagnostic Cartridge. Buongiorno a tutti, oggi parliamo della 1541 Diagnostic Cartridge by Yani, che mi è stata regalata da Stefano Spiacci. Questa interfaccia contiene una serie di utility per verificare il vostro floppy disk drive Commodore 1541. Per realizzare questo video mi sono confrontato con diverse persone. Avete presente quando credete di aver capito tutto e invece non avete capito proprio nulla? Ecco, è quanto è successo a me. Innanzitutto ho contattato Stefano Spiacci, che mi ha regalato il circuito stampato e la apron già programmata. Poi ho contattato Giuseppe Ribecca, che ripara da sempre i computer, il retrocomputer e i drive. Ho contattato Pier Giorgio Zambrini, in arte Zibri, che mi ha fornito delle informazioni utilissime sull'utilizzo e la manutenzione del drive Commodore 1541. E ho anche contattato Jani Tavanainen, che ha ideato l'interfaccia. Analizziamo sia l'hardware che le funzionalità della 1541 Diagnostic Cartridge. Iniziamo dalla parte hardware. Su PCBWay si può acquistare il circuito stampato dell'interfaccia. I vari componenti sono facilmente reperibili. Quelli obbligatori sono la APROM e il condensatore da 100 nF. I diodi LED, le due resistenze e il pulsante di reset sono facoltativi. La APROM deve essere programmata tramite un opportuno programmatore e software di programmazione. Io non mi sono occupato della programmazione, Stefano Spiacci mi ha già consegnato la APROM pronta. Per programmare la APROM, Stefano utilizza i programmatori che vediamo in foto. Relativamente al file binario da programmare nella APROM, è disponibile su PCBWay, sul sito di Yani, e ne metto anche una copia nel link che trovate in descrizione, dove oltretutto descrivo tutti i passaggi di questo video. Dal circuito stampato sostituisco il condensatore da 100 nF con un SMD per rendere la scheda più compatta. Anche se sono facoltativi, ho comunque deciso di montare due diodi LED, verde e rosso, nonché le due resistenze di limitazione della corrente. Per trovare la polarità dei diodi LED, li potete provare dapprima con un alimentatore a 5V. Poi li saldiamo sul circuito stampato, rivolgendo la parte luminosa sottosopra, dato che si devono vedere dal lato opposto attraverso due fori. Terminato il montaggio di tutti i componenti, bisogna dare una bella pulita alla scheda. Con lo stesso alimentatore a 5V possiamo verificare che i LED si accendano correttamente. I LED sono puramente estetici, si accendono contemporaneamente quando si alimenta l'interfaccia. Bene, l'interfaccia è pronta e possiamo inserirla nella porta di espansione del Commodore 64. Ovviamente questa operazione va effettuata con il computer spento. Chi avesse la Kung Fu Flash può comunque utilizzare le utility di Yani senza dover acquistare l'interfaccia. È sufficiente copiare l'apposito file CRT nella microSD e avviarlo. Il file è disponibile se seguite il link in descrizione. Ho già collegato il drive Commodore 1541 al computer. Accendendo il Commodore 64, immediatamente parte il menu dell'interfaccia con le varie utility a disposizione. Ora possiamo accendere anche il drive. Vediamo le utility ad una. Attenzione! Alcune utility cancellano e formattano i floppy disk che inserite nel drive. Non inserite dei dischi contenenti dati importanti. Premendo A è possibile verificare l'allineamento della testina del drive. La testina deve infatti posizionarsi correttamente sulle varie tracce del dischetto. Ogni dischetto formattato è infatti suddiviso in tracce e settori. La testina del drive deve posizionarsi correttamente sulla traccia per poterla leggere. Per verificare l'allineamento bisogna utilizzare un disco di buona qualità, formattato da un drive già allineato. Ho utilizzato un vecchio disco originale Commodore, quello in dotazione con il drive Commodore 1541. Per avviare il controllo dell'allineamento bisogna premere spazio sulla tastiera del Commodore 64. Questa operazione non cancella il disco. Non avrebbe senso verificare l'allineamento del drive con un disco formattato dallo stesso drive.
Un drive non allineato potrebbe comunque formattare, scrivere e leggere bene i dischi, ma avrebbe problemi con i dischi originali o di altri drive. Pier Giorgio Zambrini sta studiando un programma per creare dei dischi di test compatibili con il programma di allineamento a partire da un drive allineato. La prima colonna a sinistra rappresenta la traccia che il drive deve leggere. La seconda, quella col simbolo quadro giallo, indica la traccia effettivamente letta dal drive. I numeri della seconda traccia devono essere colorati di verde e devono essere identici ai numeri della prima colonna. La terza colonna rappresenta la leggibilità della traccia. I numeri devono essere tutti 100 o almeno tendere a 100 ed essere verdi. Infine, la quarta colonna, quella col simbolo dei fiori verde, indica la presenza di dati tra due tracce consecutive del disco. Infatti, la testina del drive è comandata da uno stepper motor che si muove di due step per spostarsi tra una traccia e l'altra. Se si comanda il drive di muoversi di un solo step, la testina si posiziona nello spazio intermedio tra due tracce, dove ci si aspetta di trovare pochi dati o anche nessuno. L'ultima colonna è difficile che sia sempre verde con dati tutti a zero. Come mi hanno suggerito Giuseppe Ribecca e Jani Tavanainen stesso, ci si può accontentare di avere qualche dato giallo. L'importante è che non siano presenti numeri superiori a 80 che si colorano di rosso. Se trovate dei numeri rossi, non date subito la colpa al drive, potrebbe anche essere rovinato il disco di test. Provate anche a pulire la testina del drive con un cotton fioc e alcol. Se riscontrate continuamente delle anomalie, anche con altri dischi a doppia densità funzionanti, evidentemente il drive necessita di un allineamento. Attenzione, l'operazione di allineamento che vediamo tra poco non è raccomandata a chi non ha esperienza tecnica. Sul sito di Jani Tavanainen è scritto che, se il drive non è allineato, dovrebbe essere riallineato in maniera professionale utilizzando un disco di allineamento analogico e un oscilloscopio. È anche vero che è molto difficile trovare un disco analogico al giorno d'oggi, pertanto molti riparatori allineano il drive utilizzando un normale disco a doppia densità e, come dicevamo prima, prodotto da un drive allineato e utilizzando questo programma di allineamento. Relativamente al mio drive, presenta alcune tracce in cui il dato dell'ultima colonna è rosso. Ripetendo il test con altri dischi, vedo sempre dei piccoli problemi di allineamento. Potevo far finta di nulla? No! Ho quindi deciso di tentare l'allineamento del drive. Dopo aver aperto il case del drive, ho liberato la meccanica e l'ho messa sottosopra. Se non sapete come aprire il drive, ho fatto un video a riguardo, metto il link in descrizione. Per allineare la testina, bisogna ruotare leggermente il motore passo passo, in senso orario e antiorario, fino a trovare la posizione in cui il test restituisce i risultati migliori. Bisogna allentare le due viti che fissano lo stepper motor, che oltretutto sono bloccate da una goccia di smalto. Dopo aver allentato le viti, si può ruotare leggermente il motore in un senso, stringere le viti e riavviare il test. Il primo tentativo è andato male, ho addirittura peggiorato l'allineamento del drive. Riprovo. Il secondo tentativo è andato un po' meglio, ma comunque l'allineamento non è soddisfacente. Terzo tentativo. Ancora peggio. Oltretutto, il solo fatto di stringere le viti di fissaggio del motore passo passo sposta leggermente l'allineamento. Infatti, ho provato a tenere acceso il programma di allineamento mentre ruotavo delicatamente il motore. Anche trovando l'allineamento corretto con il motore tenuto dalle mie dita, dopo aver avvitato le viti, l'allineamento si sposta nuovamente. Questa operazione è davvero ingrata. Pertanto vi consiglio di farla fare a un professionista che ha degli strumenti adeguati. Dopo altri tentativi, finalmente sono riuscito ad ottenere un risultato decente. Con molta gioia e fatica, la schermata di allineamento è soddisfacente e posso quindi procedere a riapplicare lo smalto sulle viti. Ora capisco perfettamente cosa intendeva Jani quando diceva: se un drive funziona, non toccarlo. Possiamo vedere gli altri tool presenti nella 1541 Diagnostic Cartridge. Premendo il tasto B è possibile visualizzare la BAM del disco. In pratica si possono vedere i blocchi utilizzati dai file e quelli liberi per scrivere nuovi dati nel disco.
Questa è la BAM del disco originale Commodore 1541. Questa è invece la BAM di un disco appena formattato, che ovviamente ha tutti i blocchi liberi, ad eccezione della traccia 18, che si trova più o meno a metà del disco, che contiene l'elenco dei file. Infine, questa è la BAM di un disco quasi completamente pieno. Tornando al menu principale, possiamo premere C sulla tastiera per inviare dei comandi DOS al drive. Ad esempio, posso inserire il comando I0, che inizializza il drive, N0:nome:id per formattare il disco, S0:nome del file per cancellare un file. Premendo il tasto D dal menu principale è possibile consultare velocemente e comodamente l'elenco dei file presenti nel dischetto. Anche se per tornare al menu principale è possibile premere il tasto Restore, non consiglio di utilizzarlo, soprattutto se il drive è impegnato in qualche operazione. Più volte mi si sono bloccati il computer e il drive e ho dovuto riavviarli. Tramite il tasto E è possibile identificare se ci sono errori di lettura nel disco. Il drive Commodore 1541 scansiona le varie tracce in sequenza. Sul monitor vengono contati eventuali settori danneggiati. Se il disco è buono, non ci devono essere settori danneggiati. Se il disco è danneggiato o anche parzialmente, il conteggio dei settori danneggiati è superiore a zero. Anche in questo caso, il drive potrebbe leggere male dei settori perché ha la testina sporca. Dal menu principale, premendo F, è possibile formattare velocemente un dischetto. Attenzione, tutti i dati contenuti nel disco vengono cancellati. Digitare il nome del disco e l'ID. L'ID del disco serve al DOS, il programma interno che controlla il disk drive, a identificare il dischetto. Dovrebbe essere diverso tra disco e disco, anche se molto spesso io stesso non inserisco alcun valore oppure inserisco un valore a caso. Al termine della formattazione, che è molto rapida, il computer mostra l'elenco dei file del disco, che deve ovviamente essere vuoto. Un altro comando utile è H, Head Exerciser, che serve per spostare la testina. Tramite F1 o F3 è possibile spostare la testina di mezza traccia in avanti e indietro. Lo spostamento di mezza traccia corrisponde a uno step del motore passo passo che muove la testina. Premendo F2, Shift F1, la testina viene fatta sbattere in traccia 1, un po' come fa prima della formattazione di un disco. Con F4 la testina si sposta in traccia 18, che è circa metà del disco, mentre con F6 si sposta alla traccia 35. Spostare la testina, ad esempio, è utile se si vogliono lubrificare le guide. Con F5 e F7 si può accendere e spegnere il motore che fa ruotare il disco. Infine, con F8, Shift F7, si esce dal programma e ritorna al menu principale. Premendo I si invia al drive il comando di inizializzazione, che serve per resettare il drive e rileggere la tabella di allocazione dei file. Sempre dal menu principale della cartuccia diagnostica 1541, il tasto K serve per mandare la testina in traccia 42 e farla sbattere qualche volta sul fine corsa. Un po' come fa la formattazione in traccia 1, ma dalla parte opposta della guida. Questa operazione può essere utile per tentare un parziale riallineamento della testina facendola sbattere dalla parte opposta a quella solita. Premendo S si entra nell'utilità che serve per regolare la velocità di rotazione del dischetto, che deve essere il più possibile vicina a 300 giri al minuto. Qualora la velocità fosse troppo bassa o troppo alta, è possibile agire sul trimmer che regola la velocità di rotazione, che si trova sotto la meccanica del drive. Avevo realizzato un video su come regolare la velocità di rotazione del drive utilizzando lo speed test di Pier Giorgio Zambrini, che è precisissimo e ha numeri facilmente leggibili anche a distanza. Metto il link in descrizione per chi fosse interessato. Dal menu principale della 1541 Diagnostic Cartridge è presente anche il Performance Test, che è un test completo per il drive. Si accede a questo test premendo P. Questo test è molto importante e permette di valutare la salute del drive dopo che è stato allineato e regolato. Il test parte con una formattazione del disco, quindi distrugge tutti i dati in esso contenuti. Terminata la formattazione, scrive un file, lo rilegge e lo cancella. Valuta la funzionalità del drive anche nelle tracce esterne, la 1 e la 35. Se il drive funziona correttamente, il test termina con successo. Qualora il test terminasse con degli errori, prima di dare la colpa al drive, provate a pulire la testina del drive con un cotton fioc e alcol. Provate il test anche con altri dischetti. Infatti il drive potrebbe non riuscire a scrivere e leggere su dischi particolarmente usurati.
Il comando V serve per validare il disco. Il drive scansiona i vari file del disco e conserva solo quelli aperti e chiusi correttamente, eliminando quelli eventualmente lasciati aperti da qualche programma, che possono causare dei problemi. L'ultima utility presente nella cartuccia di diagnostica del drive Commodore 1541 è Sector View. Si avvia premendo W. Tramite questa utility è possibile vedere i dati scritti nei vari settori del disco. Si preme R e si digita il numero di traccia e settore da leggere. Ad esempio, nella traccia 18, settore 0, c'è la BAM. Se cambiamo il set di caratteri del Commodore premendo i tasti Shift più Commodore, è tutto molto più chiaro. Si può vedere il nome del disco. Nella traccia 18, dal settore 1, comincia la directory dei file. Possiamo vedere i nomi dei file che sono presenti nel disco. La traccia 17 contiene un file. Ne possiamo vedere il contenuto. Questo disco non è completamente pieno, per cui è possibile trovare delle tracce vuote, ad esempio la 1. E con questo abbiamo visto tutte le utilità contenute nella cartuccia. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, recensioni, esperimenti relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.